Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Pit People. Pit People è uno strategico a turni degli stessi creatori di Castle Crusher e Battle Block Theater e nella stessa linea artistica si inserisce. In Pit People noi controlleremo inizialmente Orazio, al quale l'enorme orso cosmico ha rapito il figlio perché non è morto, come diceva la trama, e al quale si aggiungono degli altri personaggi, in parte inseriti in maniera scriptata dalla trama, ma in parte catturati sul campo di battaglia. Questo perché Pit People avrà una feature abbastanza caratteristica al suo interno, che è quella di poter catturare i nemici. Per catturare un nemico in un combattimento dovremo lasciarlo come ultimo nemico vivo e poi lanciargli sopra una rete. Alcuni dei nostri personaggi potranno essere equipaggiati con tale rete. I personaggi sono tutti equipaggiabili, sono tutti livellabili, sono tutti cambiabili di metodo di gioco, quindi potremo andare a cambiare il loro equipaggiamento per cambiare che cosa fanno all'interno della nostra squadra. E in più ci sarà una modalità arena che potrà essere affrontata sia contro il computer sia contro altri giocatori. La cosa particolare di come Pit People gestisce il combattimento strategico a turni è che le nostre scelte saranno in qualche modo parecchio limitate, nel senso che nel momento in cui noi sposteremo uno dei nostri personaggi in range con un nemico, questo nemico verrà attaccato. Nel momento in cui lo sposteremo in range con due nemici, il nostro personaggio sceglierà autonomamente chi attaccare esattamente. Quindi ci sarà un'enfasi maggiore sul posizionamento dei nostri eroi che sull'utilizzo stesso degli attacchi, perché sugli attacchi non avremo controllo, mentre posizionare in un certo modo i nostri eroi ci permetterà di controllare verso chi dirigiamo i nostri attacchi e quindi, per esempio, focalizzare un nemico ed eliminarlo prima che questo diventi fastidioso nei turni a venire. In più anche tutte le feature di combattimenti, di cura e di altre abilità di combattimento saranno automatizzate, molto spesso dipendenti dal raggio nel quale ci troviamo. Ovvero, tanto per fare un esempio, se ci troviamo corpo a corpo il nostro eroe utilizzerà l'arma corpo a corpo, se ci troviamo a distanza entro il raggio il nostro eroe utilizzerà l'arma a distanza, con qualche piccola variante o qualche piccola sottomeccanica legata a queste cose. In Pit People sicuramente funziona l'approccio estetico e comico che hanno quelli della Behemoth, che funzionava già in Castle Crusher, funzionava già in Battle Block Theater, funziona anche qui. Questo perché ci troveremo di fronte a una storia non importante ma divertente e ben scritta, ci troveremo di fronte ad un sacco di personaggi buffi, assurdi, inseriti in un'ambientazione che con questi personaggi buffi e assurdi ha assolutamente molta coerenza, e quindi tutto questo è estremamente piacevole da giocare. Funziona il sistema di combattimento, che è una versione light di uno strategico a turni classico, sarà più facile da gestire, sarà più semplice da gestire rispetto al classico strategico a turni con un sacco di numeretti, un sacco di decisioni da prendere. Funziona il fatto che hanno inserito all'interno delle missioni, delle situazioni di combattimento nelle quali ci troviamo, un sacco di varianti, sia perché il numero di unità che possiamo affrontare è estremamente alto, sia perché in alcuni casi ci saranno proprio delle varianti di gameplay e le mappe molto varie anche queste porteranno a vari tipi di situazioni differenti. Funziona la meccanica del reclutamento, è molto piacevole dover cercare di lasciare per ultima l'unità che vogliamo catturare e fare nostra e quindi poter utilizzare, anche se talvolta questa cosa qui sarà più complicata del previsto, perché se il combattimento è difficile, scegliere chi risparmiare in un'unità non è così ovvio e così semplice. Nel complesso funziona anche la varietà di oggetti cosmetici che ci vengono dati, questo perché molto spesso noi avremo tutta una serie, per esempio, di armi, cappelli, teste, scudi, eccetera, eccetera, che non cambieranno per quanto riguarda le statistiche, ma cambieranno per quanto riguarda l'estetica. Alcuni cambieranno anche per quanto riguarda le statistiche, quindi c'è un mix di varietà sia estetica che funzionale in tutti i drop che troveremo, e ne troveremo veramente parecchi. Fate conto che alla fine di una missione comunque 3-4 drop li abbiamo sempre, fine di una missione che è un combattimento, capiamoci.
3-4 drop li avremo sempre trovati, e questo devo dire che offre un grande stimolo per andare a fare missioni in giro per l'ambientazione di Pit People. Pit People è un gioco in accesso anticipato, come dico sempre, tutte le cose che dico hanno assolutamente tempo di venire messe a posto, alcune più facilmente, alcune più difficilmente, ma finché il gioco non è definitivo considerate che tutto quello che dico può essere messo a posto senza problemi e diciamo già nel budget di quello che è il gioco, quindi è più facile per questo che le cose vengano messe a posto. Per esempio, una delle critiche che volevo fare al gioco relativo al footage che ho registrato quando l'ho giocato, cioè praticamente quando è uscito, è che l'interfaccia in città era piuttosto confusa. Hanno già patchato l'interfaccia della città, quindi in parte hanno già risolto questi problemi. Quindi, sanno dove sono i problemi e già è un ottimo segno, secondo me. Cose che non funzionano in Pit People sono molto molto soggettive, nel senso che, allora, la prima cosa è ci sono delle battute molto di basso livello, ok? La scatologia ogni tanto regna sovrana. Se non vi piace questo tipo di comicità becera, non avvicinatevi a Pit People, perché ha questo tipo di comicità molto spesso, anche se è vero che se avete una bassa tolleranza Pit People è un gioco che si gioca in un quarto d'ora e poi puoi chiudere, hai fatto una battaglia, hai preso degli oggetti, sei a posto, puoi andare avanti. Quindi diciamo che se non le tollerate completamente, escludete Pit People. Il secondo problema, che sempre non è un problema ma è una questione di gusti, è che è un gioco poco tattico. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso ci troveremo ad affrontare delle grosse ondate di nemici rispetto al nostro gruppo, che in genere è in numero più limitato di personaggi, e quindi quando cercheremo di utilizzare il posizionamento a nostro vantaggio, molto spesso ci troveremo circondati. Sarà molto difficile mettere i personaggi avversari nella posizione che vogliamo e lasciarli lì per più di un turno. Questo perché il loro vantaggio numerico ha un peso molto grosso all'interno della strategia stessa della mappa, della battaglia. In più il fatto che gli attacchi siano automatizzati a volte ci obbliga a adottare sistemi poco strategici di andare avanti. Il gioco è abbastanza tollerante per quanto riguarda i nostri errori, sempre se non attiviamo la modalità Nightmare, che c'è una colonnona in città per attivarla, ma in generale ci consentirà di finire gli stage anche se ci morissero, tanto per capirci, due personaggi su cinque. Comunque lo stage probabilmente riusciremo a finirlo, magari con un po' più di tempo, con un po' più di difficoltà. Però non è un gioco difficile, a meno che non alziamo forzatamente con la piglia la difficoltà. Considerate anche questo. L'ultima cosa che posso dire di Pit People, che mi ha un po' deluso, lo ammetto, è che un sacco di estetica, un sacco di creature, un sacco di grafica che vediamo è riciclata dai giochi precedenti. Sì, i Behemoth hanno un'estetica che li contraddistingue, ma c'era una grossa differenza tra Castle Crusher e Battle Block Theater. Si vedeva che erano fatti dallo stesso artista, dallo stesso autore, con la stessa visione estetica, ma erano due giochi completamente diversi. Pit People ricicla un po' troppi asset da tutto quello che è già stato un gioco Behemoth. Pit People ha il potenziale di diventare un gran bel giochino, onestamente. Tutto quello che ci deve essere, che deve funzionare, funziona già. Ci sono un po' di cose da mettere a posto, c'è un po' di contenuto da creare, c'è la campagna da finire di sviluppare. Per carità, è un gioco in accesso anticipato, come tale prendetelo. Però devo dire che nel complesso funziona bene. Funziona sia se siete degli amanti degli strategici a turni e quindi avete voglia di un gioco un po' più leggero, senza andare a fare un puzzle game, ok? Ma avete voglia di un gioco strategico a turni, ma con una certa leggerezza, con la voglia di collezionare mille fesserie da raccogliere, lo scudo fatto a forma di uovo, l'occhio di bue, cioè la pancetta come arma, delle cose assolutamente, il curatore è un tortino, ok? Ci sono delle assurdità che sono divertenti e alleggeriscono moltissimo il genere. Sia se non siete amanti degli strategici a turni, perché vi trovate troppo complicati, troppo difficili da seguire, ma la meccanica in sé vi piace, Pit People può piacervi, perché è molto più light, veramente consente partite in un quarto d'ora. Devo dire che a me personalmente è piaciuto, un giochetto che quando ho un quarto d'ora non ho voglia di pensare troppo, ma voglia di raccogliere delle fesserie come drop, devo dire che Pit People è una buona scelta. Costa 15 euro su Steam la versione in accesso anticipato, poi la versione a prezzo pieno ne costerà, dovrebbe costarne, almeno così hanno detto adesso, dovrebbe costarne 20.
È stato sviluppato dai The Behemoth, come abbiamo già detto 7 volte all'interno di questa recensione, ma quando c'è un approccio caratteristico di un sviluppatore si finisce per citarlo più spesso perché si vede, si riconosce. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se volete che io vi faccia scoprire un gioco bello, brutto, medio, al bellissimo, conosciuto, sconosciuto, tutti i giorni. Da Paolo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Yum, yum.